Ma proprio quando c'è in onda una canzone così bella, così tenera, arriva una telefonata. Insomma, pronto? Pronto? Ecco, bene. Sì, c'è la Rosa. Però è la mia favorita, quindi io mi sciolgo davanti a Nancy. C'è la Rosa, come sta? Buongiorno signora, o buonasera. Sono stanca. Perché è stanca? Perché sono stanca, c'è la Rosa, lavoro troppo, io faccio troppe cose. Non la faccio più, mi creda. Allora, lei cerchi di moderare, insomma, i suoi impegni. Ecco, li razionalizzi. Li razionalizzi. Io posso fare quello che dice lei, però insomma il problema è che poi uno che arrestano comunque sta cosa a fare lo stesso, cioè, la resilienza dopo che resili, esatto, come dire, all'ottimo se non mangia niente, scusa, è inutile mettere la polvere sotto il tappeto, sotto il tappeto poi resta, resta là sotto, s'accucchia. E allora sto lavorando, stiamo curando ora qua, purtroppo ci sono le elezioni da noi della Repubblica Popolare di San Giorgio, anche a Catania e in altre città. Sì, ci abbiamo le elezioni, sì. Anche voi? Anche voi ci avete le elezioni, fine... le fate da voi le elezioni in Italia? Per paese democratico le elezioni. Siamo una Repubblica Democratica autonoma, esatto. ci tengo a sottolineare, autonoma. Di San Giorgio, perché noi camminiamo per fatto nostro, l'ho capito. Il presidente Sergio Calì purtroppo ha detto il lasagnatore. Ma perché il lasagnatore? Il lasagnatore, non lo so, ci arrivi lei che è un uomo intelligente, ci arrivi lei, no? Il lasagnatore, perché il lasagnatore, signor La Rosa? Il lasagnatore dovrebbe servire per fare la pasta. In italiano come si chiama il lasagnatore? Il mattarello. E quindi perché si chiama il lasagnatore? Perché mattarello? Perché si chiama il lasagnatore, signor La Rosa? Perché il presidente italiano come si chiama? Mattarella. E quindi quello nostro come si chiama? Mattarello, no, lasagnatore. No, Sergio Calì, detto il lasagnatore, in quanto Mattarello. Va bene, via. No, non era facile. Ma era facile questo, era troppo facile. Era un'associazione di idee, un'associazione di idee a delinquere, esatto. Perché da noi diciamo che questa è la cosa base, no? Ce l'abbiamo nella Costituzione. Esattamente. Noi dobbiamo delinquere. No, ma che senso ha? Scusa, noi per esempio, sì. Anni fa, quando ancora si usavano, ora non si usano più, facevamo i CD direttamente a fasulle, no? Ma come scusa, direttamente a fasulle? Tu devi fare il cantante, dopo che tu fai il cantante, se va, si hai, la paghi. Perché poi devono tornare i soldi, ma no, se per lei è dare che poi me la da tornare, non vale che non venne rugno, allora, e se mai pace, no? Allora, io giusto, sono no? contento che voi siate autonomi, così ve la vedete voi, ma siete autonomi, indipendenti, completamente, certo, esatto. La Rosa, cioè, ora stiamo facendo le elezioni che ci abbiamo da riconfermare la nostra presidente, Giorgia Calì. Giorgia Calì, presidente del consiglio della nostra Repubblica Popolare Autonoma di San Giorgio, sì. Che purtroppo c'è questa che la vuole battere, una che la vuole battere. E chi è? Chi è? Una che si chiama Elli Rapicavoli che è la figlia della Rapicavoli. Lei non la conosce la Rapicavoli, lei non sa le storie, non lo sa, ma la Rapicavoli è una famiglia brutta. Famiglia che questa una volta si permise di denunciarci avevamo fatto un centro commerciale, signor La Rosa, un po' abusivo, diciamo, Allora. Ma manco 12 ettari erano, signor La Rosa, 12 ettari, che cosa sono? Che ci abbiamo dato lavoro in nero a un sacco di gente. Ma che vuol dire che abbiamo creato ricchezza noi a gente che poi questa... non ci pagava le tasse, quindi tu sai che c'era stato, non dai secchietta, no? Numero uno. Ma non è ricchezza. Ma questa... quella mica denuncia, famiglia buttata in mezzo alla strada, si chiama Elli Rapicavoli, sappiatelo. Che tra l'altro questi, signor La Rosa, noi siamo stati attaccati per anni. Siamo stati attaccati per anni. Attaccati che vuol dire? No, siamo stati attaccati a un documentatore loro per anni. Non pagavamo niente, la bolletta ce la mandavamo loro, no? Avevamo, un filo collegato, attaccato proprio. E questi ci hanno denunciato per questo. Ma hanno fatto benissimo, ma come corretto? Ma in caso di necessità una quando sa lì, ma poi dopo se ne parla, no? Scusi, si chiama solidarietà del quartiere della Repubblica di San Giorgio. Ora questa Elli Rapicavoli volesse battere la nostra Giorgia Calì, ma da quando? Che noi ci facciamo una campagna elettorale, ora ce la facciamo vedere noi. Senta, ma gliela posso fare una domanda? Dica, però come mai, guarda caso, no? Il vostro presidente di nome si chiama Sergio. La vostra presidente del consiglio di nome si chiama
Giorgia. La vostra responsabile dell'opposizione, guarda caso, si chiama Elli. Poi cambiano i cognomi, però c'è una assonanza. Ma che cosa vuole insinuare? No, niente, niente, perché. Ma lei sta insinuando, per questo che io ci mando a Ignazio, signor La Rosa. Non mi mandi a nessuno, non faccia queste cose. Guarda che Ignazio è uno valoroso. Ignazio è uno che si è distinto nella famosa battaglia di Fossa Creta. Ma quella battaglia di Fossa Creta? La battaglia di Fossa Creta, ma che fai a scherzare? Ma è una storia, questa è storia. Ma che dici? Scusi, signor La Rosa, ma non pensavo che ci facevano fare i giornalisti. Forse in Italia vanno bene anche gente come lei, che non sa la storia. Però da noi, scusa, un giornalista che cosa va a sapere? Ma io non so la vostra storia, che non mi interessa. Ma come, la battaglia di Fossa Creta? Ma quando è stata? Per difendere i confini di San Giorgio dall'attacco di quelle cose, del Librino. Eppure lo sa, eppure Librino, lo sa che il villaggio Sant'Agata si erano alleati per togliere il territorio a San Giorgio. Non mi piace nella battaglia cosa di Fossa della Creta. I coppa si fidino, signor La Rosa, che si sappia, i coppa si fidino nella battaglia che c'era Ignazio, mio cugino. Non solo, signor La Rosa, capitanati dal generale Calì. Esatto, perché generale, no, sto vedendo che ci sono dei nostri telespettatori che sono lisci, perché Luisa, sì, nel frattempo che lei parla al telefono, ha scritto Giorgia Calì ed Elli Rapicavoli. Certo, quindi è giusto loro. Giusto, ha fatto la mia stessa riflessione. Giorgia ed Elli. Però cosa si chiama così, Ghina? Perché ci posso fare? Scusi, la figlia del Rapicavoli, che è questo qua. Questo qua che ha fatto la denuncia. Dice che ci sono le cose abusive. Come si permette questo qua? Lo batteremo. Menzi, guardi, io faccio finta di non avere sentito nulla. Guarda, no. Piccolo motivo, no, così per dire, io mi dissocio, però va bene, lei faccia stiamo quello che vuole. La campagna elettorale, lo so, state prendendo la campagna elettorale, ora vengono personaggi importanti a parlare. Ma che fai, scherzo? Sì, avrete anche i leader dei partiti, certo, viene coso, viene. Viene. Come si chiama, chiedo? Matteo Salvino. No, Matteo Salvino, no, Salvino. Vabbè, Matteo Salvino, Matteo Salvino lo della Lega Nord di Montepò. Perché la Lega, Lega Nord, Nord in Montepò, già, sì, perché siete dalla parte nord, sì. Diciamo che si stanno instaurando rapporti buoni per unificare, per annettere Montepò a San Giorgio. Sì. Lo sapeva? No, non lo sapevo io. Sono cose apprendo, tra di noi, diciamo. Vediamo quello che succede. Va bene. La saluto, allora, signor La Rosa, che buona dobbiamo campagna elettorale. Saluto che dobbiamo firmare tutti i buoni di benzina, i buoni per la pasta, capito? Va bene. E dobbiamo convincere la gente in maniera illecita a votarci. No, una cosa... non si fa. La Rosa, scusi, ma perché ci fissero a votare se non ci diamo il chilo di pasta? Uno ci dà il voto, noi ci diamo il chilo di pasta e un buono di 10 euro di benzina che in questo momento torna utile. Tutte le cose che non bisogna fare. Non si fanno da voi in Italia. Non si fanno. Signora Rosa, ce la posso dire una cosa? Minchiate, arrivederci. Arrivederci.